crescono le denunce dei cittadini alla polizia provinciale. Restano stabili a 149 i reati contestati. In leggera diminuzione, si attestano a 248 le sanzioni amministrative. 58 sono i reati in materia di rifiuti, 20 per la tutela della fauna, 5 per avvelenamenti di animali. Per quanto riguarda invece le multe, 46 riguardano la caccia, 43 i rifiuti, 4 alla tutela degli animali, 3 la pesca e 10 i casi di avvelenamento. I reati, come ogni anno, sono sempre in aumento, specialmente per quanto riguarda reati a tutela dell'ambiente, quindi il problema dei rifiuti, il problema del bracconaggio, la tutela degli animali. E quindi i numeri dimostrano veramente la grande attività svolta dal corpo. Dal mese di febbraio è stata anche stipulata una convenzione con ASM per utilizzare il personale della Polizia Provinciale in appositi servizi mirati al controllo delle aziende che producono rifiuti speciali. 10 aziende controllate, abbiamo già redatto 8 sanzioni e ci saranno in corso notizie di reato perché abbiamo già visto, insomma, degli illeciti di carattere penale e quindi le indagini sono tuttora in corso. Aziende straniere e italiane. Nel corso del 2016 l'attività di bracconaggio, invece, ha portato al sequestro di numerosi mezzi di caccia vietati. Sono stati sequestrati 78 capi di fauna, 30 munizioni, 35 mezzi vietati per la cattura di selvatici e 4 armi da sparo. Operazioni compiute con un organico di solo 10 persone, due in meno rispetto allo scorso anno. Ora noi abbiamo riuscito ad ottenere un accordo che ci ha permesso nel 2016 e nel 2017 di utilizzare la Polizia Provinciale sulle proprie competenze specifiche e anche su altre competenze, penso per esempio al caso più importante è quello dell'abbandono illegittimo di rifiuti. Nel corso di quest'anno, esattamente come per l'ente provincia, bisognerà trovare una definizione del futuro, per quelle che sono le competenze, per quello che sono i ruoli svolti dai dipendenti della provincia, a maggior ragione per un ente come è la Polizia Provinciale.